Bravissimi. La Elena voleva ancora parlare, ma visto che voi non avete più voglia. Ah, vuoi suonare il piffero? Ah, buon gustare. Come vuoi tu? Fabio rimane qui o ve lo portate via? No, Fabio tu, lui rimane. Salutiamo i pifferi. Grazie, grazie per il bel programma che ci avete fatto passare. Secondo all'antica società fagiolesca di Santiago. Forza. Grazie, grazie. Sono in forza, c'è presidentessa e segretario e tu sei il direttore artistico. È il direttore artistico, mamma mia. Io faccio la tappa a parte. E infine agli speaker, lo speaker e la speaker. Sordina invece è diventata come la Totosso, è una cosa che cresce sempre di più. Sempre di più, sempre di più. Allora li chiamiamo così in ordine. Compagnia dei pifferi e tamburi. Sono gli andati tutti a casa i pifferi. No, ce ne sono ancora al bancone che bevono. Un rappresentante dei pifferi per prendere il gagliardetto del Gioia Gras, non è che dovete farvi aspettare così tanto, eh? Un rappresentante della banda musicale cittadina. Sempre la Simonetta. Sempre la Simonetta. Stai diventando come il sindaco di una volta che era dappertutto.
lo Stato Maggiore. Rappresentanti dei LEC 47. I Pista Pistum, che ci hanno fatto mangiare una buonissima trippa. Ma era lavata quella trippa che avete? Ah no, ah boh, che la smiamo anche. Rione Zerbole. Se andate a ballare a bere anche stasera, no? Non c'è, lo ritiri tu per la mamma? Ah, gliela porta direttamente a me. No. Bagonghi! Arrivano in forza i Bagonghi! Il principe azzurro dei Bagonghi! Ex principe azzurro! Di corsa però questa cosa, eh! Quella di Giulia Grassi è una cosa veloce! Alpimoto Club. Conosci? Sì, di vista. Di vista. Rubinat. Un rappresentante dei Rubinat per il Gioia Grasso. Abbiamo... Ah, i Pifferi sono arrivati, con comodo. Con comodo, sa, venite a prendere questo gagliardetto, va. Aspetta, aspetta, ci sono i rubinetti. Ci sono i rubinetti. E dei rubinetti? Deve essere manuente. Fatti i borghi? Ah, boh, perfetto. Sa, Pifferi, dai, dai, su. Che Tonino deve andare a dormire, dove è andato? È già andato a dormire. È già andato a dormire. Stai invecchiando. Vuoi chiamarlo qualcuno tu? Ma sei pronto, bravo. Famiglia Caresina. Ce l'abbiamo sicuramente un rappresentante della famiglia Caresina questa sera. Che questo è un esempio di integrazione. Sì, però... ma c'hai scritto Piffer? Sei dei Pifferi anche tu? Ah, ah, ecco. Fulatun. Rappresentante dei Fulatun ce l'abbiamo, sì. Pista Fun. Abbiamo una bella Pista Fun. Funfi! Sì, vabbè, non è un premio del carro questo. Ma hai tolto i tacchi? Eri così carino con quei tacchi. Eri così alto con quei tacchi. Eri così alto con i tacchi. Eri così tu. Sì, certo. È vero, sei stato il primo integrato. Il Marsù! E i ragazzi dell'oratorio che hanno fatto un bellissimo lavoro con questi ragazzini per il rientro delle pule, e speriamo che l'anno prossimo ci siano più rientri, proprio per dare modo a questi ragazzi di continuare questo lavoro sulle tradizioni. C'è tutta la famiglia dello Steo che è rappresentata in diversi ambiti, ma non solo la mamma, prendiamo anche la mamma. Vi siete infiltrati in ogni dove. Ebbene, con loro abbiamo finito quello che riguardava il Gioia Grasso. E adesso passiamo a riconoscimenti a gruppi e a compagnie che si sono dati da fare tantissimo per questo carnevale. E per primi non possiamo che chiamare
I pifferi, un riconoscimento ai pifferi per tutto quello che hanno fatto in questo carnevale, come in tutti i carnevali. L'anima del nostro carnevale, i pifferi. E abbiamo una rappresentanza di giovani pifferi. Marcello ormai si sente chiamato in causa sempre. Un altro gruppo che ha fatto tantissimo per questo carnevale dall'inizio alla fine, Banda Cittadina. E sta arrivando uno dei fondatori della Banda Cittadina, quella che ha 200 anni, proprio uno di quelli. Guido è andato a dormire, quindi questi sono rimasti 200 anni e sentirli tutti. Sono arrivati. Sì, certo. E l'altra nostra bellissima banda, quella banda dei giovani. Arrivano ben 4 pompieri della banda dei giovani. Che si parlava proprio di giovani, ho fatto che venire anche lei. Coloro che, quelli che chiamiamo adesso, sono quelli che ci deliziano con dei balletti fantastici, che è lo Stato Maggiore del Carnevale di Santiago. La Compagnia dell'Ottimismo che ha fatto, sta facendo e farà da supporto al carnevale con dei lavori bellissimi. Ringrazio la Compagnia dell'Ottimismo per tutte le nottate passate a lavorare ai Torcetti e al Vinsanti. Che è bellissimo. I ragazzi che Fabrizio ha denominato maiali di cioccolato, che sono i ragazzi che si sono prestati per il sabato sera per portare avanti la tradizione della trippa, del bicerin, del carvè, credo che non ci siano però. Ma le faremo bere così assaggiamo ancora quella delizia di cioccolato. I volontari del Gattile per il servizio che hanno fatto qui al ballo in queste serate, ce l'abbiamo un rappresentante? Il Luciano è andato a dormire, è andato a mangiare ai gatti, quindi glielo facciamo bene anche lui. E al gruppo dei camperisti di Santiago, che con la Compagnia dell'Ottimismo ha lavorato tantissimo per questo raduno con dei numeri impressionanti, giusto? Quanti? Più di 160 camper quest'anno. Un'altra idea nata arriva Cinzia, in rappresentanza dei camperisti di Santiago. E arriva anche il Gattile, perfetto, quindi riusciamo a consegnare tutti questi.
c'è un po' di tosse che gira qua. Bene, allora adesso incominciamo a consegnare i gagliardetti per quello. Allora, primo fuori concorso, la cavalcata ricordando il 1996. C'è qualcuno in sala della cavalcata ricordando il 1996? Vieni allora. Niente, non c'è. Faremo bene. Altro fuori concorso. Contro la crisi i Masnà riciclano il meglio dei nostri 25 anni e qui dobbiamo ricordare la mamma Bruna che con quest'anno ha deciso di interrompere la sua lunghissima carriera di organizzatore. Dare largo ai giovani, come dice lei. Speriamo che qualcuno continui la sua tradizione. Sì, tutta la famiglia è impegnata. Però un applauso a Bruna, anche se non è in sala, sono degli altri rappresentanti, bisogna farlo perché ha fatto moltissimo per il nostro carnevale. È la tua nonna. Sì? Sì, sono strano. Vieni, sedete fino a te. Bene, maschere a piedi, vuoi fare un po' tu? Allora, premiamo i settimi classificati che sono Suma Carsi, Traris e Muskin, un rappresentante, eccoli che arrivano. Ma saperlo prima. Sesto posto per Brutal Fasa, Bella Piazza. Eccoli che arrivano. Adesso possiamo anche ripetere quello che abbiamo detto in questi giorni, che effettivamente il livello della sfilata di Santiago quest'anno è stato decisamente alto, sia per quello che riguarda le maschere, sia per quello che riguarda i carri. Quindi un applauso va a tutti quanti voi, siete stati veramente fantastici, avete fatto un buonissimo lavoro quest'anno, bravo, complimenti. Adesso chiamiamo un altro nuovo gruppo che ha partecipato come maschera a piedi. Strano.